Una prima mezz'ora così così, una prestazione tutto cuore del Sora e anche un po' di sfortuna che porta alle sembianze dei due legni colpiti da Angiulli. Sono questi i principali fattori che spiegano la seconda sconfitta in questo girone di ritorno dell'Aquila, che vede così interrotta la striscia di 3 vittorie consecutive e soprattutto spreca una ghiotta opportunità per accorciare le distanze da Campobasso e San Benedettese, che avevano pareggiato e perso rispettivamente. L'1-0 del Tomei sa di addio ai sogni di gloria per la squadra di Cappellacci, in un pomeriggio nel quale i tifosi rossoblu sono dovuti restare a casa per decisione delle autorità di pubblica sicurezza dopo i fatti della gara d'andata. Pochi minuti e l'Aquila è pericolosa col tiro cross di Origlio fermato sulla linea di porta da Crispino. Sora, accorto nelle retrovie, è pronto a ripartire. Il tiro di Gubellini è contratto da Brunetti. A cavallo della mezz'ora la fase decisiva. Angiulli ispiratissimo pennella per la torre di Banegas. Crispino anticipa Del Pinto, poi arriva Origlio che non inquadra la porta. Il Sora, che aveva già provato alcune sortite sulla destro, al 34esimo proprio da quella parte sfonda con la combinazione di Giglio Tribelli, tiro cross di quest'ultimo che trova Gubellini pronto sul secondo palo per firmare il gol partita sotto la curva della tifoseria bianconera. L'Aquila sbanda e subito dopo rischia ancora di capitolare. Di Dio serve Gubellini che salta anche Michelin, ma è Alessandretti sulle linee di porta a evitare il raddoppio dei padroni di casa. Allora l'Aquila si ridesta e chiude forte la frazione. Angiulli carica il sinistro e coglie il palo, poi la difesa del Sora, Mura, Del Pinto e Banegas. Sulla respinta di Mastrantoni, palla ancora a Del Pinto che stavolta va col destro e sfiora la traversa. Ultimo guizzo, quello sull'asse Banegas-Marcheggiani, colpo di testa al lato. Ripresa e l'Aquila ricomincia da dove aveva lasciato contro un Sora che serra le fila. Insidioso il tiro cross di Brunetti al quinto. Al decimo invece è di nuovo la volta di Angiulli, ma la conclusione non è precisa. La squadra di Campolo si rivede al 12esimo con l'assolo di Di Dio, il cui tiro viene deviato in corner da un difensore rossoblu. Inizia la girandola dei cambi e uno dei neoentrati, Alessandro, subisce al 26esimo la rimonta di Gemini. Lo sforzo effettuato però viene pagato dal difensore costretto al cambio. Al 37esimo ancora il a dire no all'ennesimo tentativo dalla distanza di Angiulli. Il Sora soffre ma non sta a guardare, anche perché ci sono spazi da attaccare. Fortunato lancia in profondità Gubellini che mette un pallone invitante per Capparella, ma Michelin è prodigioso e tiene in vita le speranze dell'Aquila, le quali però naufragano nelle 2 occasioni avute negli 8 minuti di recupero: la prima sugli sviluppi di un corner di Alessandretti al 46esimo e poi quella 1 minuto dopo di Alessandro, sul cui tiro cross Marcheggiani arriva in leggero ritardo. Il Sora così festeggia la 3ª vittoria consecutiva al Tomei e allunga sulla zona play-out. L'Aquila mastica amaro per uno stop inaspettato, visto l'ottimo momento. Non abbiamo fatto granché bene nella prima parte della partita. L'approccio non è stato malvagio, però è stato condito da troppe palle sprecate, troppe situazioni dove potevamo fare meglio. Però c'era anche la squadra avversaria, che è una squadra che non è per niente male, come già detto prima di questa partita, è una squadra che corre tanto, è giovane, viene da un buon momento, ha idee, ben allenate, chiaramente l'allenatore loro è molto bravo secondo me, e quindi comunque non era facile non avere difficoltà in questa partita. Noi in queste difficoltà ci abbiamo preso il gol e nello stesso tempo abbiamo fatto qualcosina pure noi, perché insomma ecco, qualche occasione l'abbiamo avuta. Però tutto sommato sono più rammaricato per la prima mezz'ora che per quello che è successo nella fase finale, quando poi oramai la squadra aveva anche i nervi a fior di pelle, visto che si perdeva, c'erano state delle occasioni dove potevamo pareggiare e non ci siamo riusciti. Abbiamo anche rischiato di prendere un altro gol, perché poi quando ti metti in questa maniera e butti i palloni dentro tutto può succedere. Forse se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla, però forse avremmo rubato qualcosa a loro, che hanno fatto una gran partita, e quindi questo è il risultato.